E apro volentieri facendo i complimenti all'autore, quindi la parola stroncature la prendiamo cat antifrasin, no? Per significare il suo contrario. I complimenti per varie ragioni, conosco i suoi interessi di studio da molto tempo, abbiamo avuto anche delle passioni comuni per uno storico, secondo me, grandissimo come Toynbee. Al quale lui ha dedicato attenzione, cura e anche profondità di pensiero. Poi ritrovarci su Aristotele mi pare un ottimo appuntamento. Perché? Ma il saggio introduttivo, come lei lo chiamava, merita questo nome apparentemente pomposo perché è un libro dentro il libro, è un autonomo libro che fa da introibo, diciamo, ad una raccolta che ha molti pregi in realtà, non solo il saggio, ma la raccolta come è costruita. Lo dice l'autore a un certo punto con molta discrezione, cioè siamo di fronte, per esempio, alla prima traduzione completa in lingua italiana di tutte le Politeiai nei limiti in cui ci sono conservate. Quella di Atene è stata studiatissima, secondo me c'è ancora molto lavoro da fare su quella Costituzione e già sul modo come ci è arrivata, però erano, secondo Diogene Laerzio, 158, ma secondo le Vite Anonime di Aristotele, ben 250 queste Politeiai. Con uno sguardo larghissimo che va da Cartagine alla Grecità d'Asia, quindi tutto il mondo del quale risultava possibile conoscere gli ordinamenti. La raccolta di quei frammenti ha una storia non lunghissima, però interessante, no? I nomi più importanti sono da una parte quello venerabile di Valentin Rose, che peraltro aveva anche prima di fare la raccolta nel 1886 studiato l'Aristoteles Pseudepigraphus, no? Il primo lavoro completo che lui dedica all'Aristotele discusso e frammentario. Aveva una tendenza ipercritica, secondo me, bravo Rose, perché non accettava l'autenticità quasi di nulla di questi lavori eruditi che passano sotto il nome di Aristotele. Dopo molto tempo, diciamo così, l'editore di riferimento è diventato Olof Gigon, che ha completato con il suo tomo comprendente i frammenti la gloriosa edizione berlinese di Becker, no? Di tutto Aristotele, di cui il Rose era invece in origine la parte finale. Il nostro Leonardi traduce partendo da Gigon e non traduce soltanto l'Atenaeo Politeia o la politica o l'economico o i dialoghi che già erano stati studiati variamente anche dal nostro collega ormai defunto Laurenti, insomma, si avventura su un terreno delicato, cioè tradurre quella miriade di frammenti che riguardano le altre poleis. Questa è una novità della quale bisogna dargli atto assolutamente. Poi si avventura, secondo me, anche su un terreno un po' scivoloso, che è quello nel quale è più piacevole avventurarsi, e cioè la cosiddetta lettera di Aristotele ad Alessandro per i Basileias diciamo, sul modello monarchico, su come deve essere il governo di un princeps, di un monarca. E ovviamente avvicinandosi a quel testo si pone anche le questioni che sono state al centro della discussione moderna. È davvero Aristotele? Cosa leggiamo? Come ci è arrivata questa lettera? Leonardi fa un'osservazione che io condivido. Non
non tanto ovvia, che cioè c'è una polarità Atene-Alessandro dentro l'interesse politologico di Aristotele. Questa considerazione resta vera anche per ragioni biografiche, no? Perché i due poli della vita di quest'uomo sono per l'appunto, da un lato, la Macedonia da cui proviene, suo padre medico del re Filippo, padre di Alessandro, lui stesso pedagogo per breve tempo di Alessandro medesimo, però trapiantato ad Atene, alla scuola di Platone, per 20 anni, mai diventato cittadino ateniese, no? È sempre rimasto meteco, però ha studiato Atene, non l'ha amata moltissimo, a un certo punto ha rischiato, quando Demostene finalmente ha preso il potere, di passarsela piuttosto male, no? Si allontana da Atene come gli viene attribuito per non far fare agli ateniesi da capo l'errore commesso nei confronti di Socrate, cioè della filosofia, e si potrebbe dire anche nei confronti di Anassagora, visto che Anassagora a suo tempo ha lasciato la città per evitare un processo per impietà, nonostante la sua forte amicizia, legame, eccetera, con Pericle e con Aspasia. Quindi è vero, c'è questa polarità Atene-Macedonia, che secondo me si può arricchire di un'ulteriore osservazione, e cioè in entrambi i casi Aristotele osserva queste due realtà così diverse, la città democratica con tutti i suoi difetti e la monarchia assoluta, con l'occhio dello scienziato, quindi osserva i fenomeni come uno studioso della natura osserverebbe gli insetti o altri animali o altri fenomeni, con un distacco che gli consente anche una freddezza di giudizio che in altri autori, a cominciare dal maestro di Aristotele medesimo, cioè Platone, noi non troviamo, no? Platone è troppo passionale nel valutare il modello politico della sua città. E sappiamo quanto veemente sia la sua critica di quell'ordinamento. A sua volta poi Platone cade sotto la mannaia della critica aristotelica, no? Nel secondo libro della Politica. Però, per parte mia, sono convinto che sia difficile sostenere l'autenticità della lettera d'Alessandro, per varie ragioni. Alcune intrinseche proprio al testo, quale noi lo leggiamo, testo peraltro tramandato in due forme diverse, che c'è una versione più breve e una amplior scoperta nel 1910, mentre l'altra era già nota una quarantina d'anni prima. Si capisce dalle tracce disponibili che ha avuto una larga circolazione, però il contenuto è singolare, per esempio questa insistenza sulla maniera di suggerimento di trattare con humanitas, diremmo noi, i vinti. È curioso perché sta parlando di Alessandro che con una velocità imprevedibile ha fiaccato e conquistato l'impero persiano, ma non ha avuto mai nei confronti dell'impero persiano sconfitto, soprattutto dell'elite persiana, un atteggiamento punitivo. Quindi un po' singolare che Aristotele gli raccomandi qualche cosa di cui Alessandro non ha bisogno di sentirsi dire quel che deve fare, perché l'ha già fatto. Tutta la sua politica è di mescolanza profonda tra l'elite macedone e quella persiana, i matrimoni misti per creare addirittura un legame biologico profondo, durevole, eccetera. Quindi c'è un elemento così di astrazione generica nel far dire al filosofo una cosa saggia che deve pilotare il comportamento del sovrano che ha bisogno di essere guidato su questo terreno. Questo a me sembra uno degli elementi per cui siamo di fronte ad un testo para-aristotelico. Però questo non è strano se si pensa intanto al genere letterario dell'epistola. Se guardiamo il 20° libro delle Noctes Attiche di Gellio, per esempio, no? Dove Gellio descrive un capitolo famosissimo e molto istruttivo,
il modo di insegnare di Aristotele, il modo in cui suddivideva il diverso tipo di insegnamento all'interno della scuola, all'esterno, eccetera. Lì dentro ci sono delle letterine di Alessandro ad Aristotele, Aristotele ad Alessandro, in cui, come dire, un po' si sorride di fronte al contenuto. Alessandro che si secca. Perché tu, maestro mio, hai rivelato all'esterno quello che invece doveva essere riservato soltanto ai frequentatori della scuola, lui compreso. E Aristotele, va bene, se la cava. Tutto questo sa di scuola, no? Sa di costruzione scolastica, e il genere letterario della lettera poi è particolarmente predisposto alla falsificazione, no? Alla imitazione falsificante. Ci sono intere raccolte epistolografiche antiche, pubblicate a suo tempo nella collezione di Do, tutte insieme, no? Epistolografi greci, un tomo colossale, dove sì, c'è anche le lettere di Platone, all'interno delle quali la settima, almeno secondo me e tante altre persone, è sicuramente sua, di lui medesimo, ma tantissime altre no. Quindi è un terreno nel quale la fabbricazione è facile. Anzi, è il genere più falsificabile la lettera, perché è più facile da imitare, è di breve respiro tendenzialmente, eccetera. Ma allora la questione diventa un'altra, e cioè, quando leggiamo Aristotele, al di là dell'epistola di cui abbiamo ora parlato, cosa effettivamente leggiamo? Prima della riscoperta, della riemersione, no, degli scritti aristotelici frutto del suo insegnamento, le pragmateiai, no, i trattati, prima di quella riscoperta che è abbastanza sensato collocare al tempo di Silla che approda ad Atene e si impadronisce di quegli scritti, Aristotele circola per l'altro genere di sue opere, cioè i dialoghi, nei quali l'originalità di pensiero è assai meno accentuata e significante. Ne ha sofferto per qualche tempo, diciamo, il peso, l'importanza, l'influenza dell'opera sua, anche se certamente la generazione immediatamente successiva, mi riferisco al libro di Bignone, no? L'Aristotele perduto e la formazione di Epicuro. Si può discutere di quanto delle pragmateie fosse veramente noto o ignoto. Bignone sosteneva che quello che per noi è Aristotele perduto, cioè i dialoghi, eccetera, fosse la base della formazione, per esempio, di Epicuro, cioè di un caposcuola delle principali scuole post-aristoteliche. Ma siccome noi in realtà con quest'opera di Leonardi concentrata essenzialmente sulla politica, no? Il cuore del libro e gli 8 libri della politica. Stiamo parlando per l'appunto di una importante pragmateia, e allora la domanda è che cosa effettivamente leggiamo? In che misura è Aristotele? Questo non per togliere nulla al grande Stagirita, ma perché la costruzione dei trattati, così come hanno preso forma, è una costruzione di scuola, una costruzione che scaturisce dall'insegnamento. Se vogliamo fare un paragone modernistico, ma secondo me abbastanza calzante, dobbiamo pensare alle lezioni di storia della filosofia o alle lezioni di filosofia della storia di Hegel. Hegel morto, no, nel 31, 1831, un poveretto a 51 anni, abbiamo perso parecchio. Se non ci fosse stata quell'epidemia di colera micidiale degli anni 30, Hegel avrebbe potuto continuare a produrre. È morto presto. Aveva insegnato prima a Iena, poi nell'ultimo tempo della sua vita a Berlino. Il trattato che noi leggiamo col titolo Lezioni sulla storia della filosofia, lo ha messo insieme un suo scolaro devotissimo che si chiamava Michelet, ma non perché omonimo del grande storico della rivoluzione francese,
È un Michelet tedesco con un nome francese, come molti berlinesi di famiglie ugonotte che si erano rifugiati in Prussia dopo la revoca dell'editto di Nantes da parte di Luigi XIV, e quindi devotissimo scolaro, il quale descrive nella introduzione che antepone a questa corposa storia della filosofia costruita da Hegel, il racconto di come ha proceduto. Questo per noi è una fortuna. Non abbiamo l'analogo nel caso di Aristotele, non c'è Teofrasto, che pure probabilmente ha fatto l'analogo lavoro che ha fatto Michelet con Hegel, non ci ha raccontato nelle opere superstiti come ha lavorato. Ma noi possiamo essere tranquilli nel pensare che la procedura è stata simile. Hegel cosa ha fatto? Dice Michelet, per 10 anni, da un'università all'altra, passando da una università all'altra, ha replicato, la parola non è assolutamente riduttiva, replicato dal punto di vista tematico, le lezioni sulla storia della filosofia. Aveva un canovaccio di base scritto, come si usava nell'università di un tempo, per intero, del primo di questi 10 corsi, quello tenuto a Jena. Il manoscritto è conservato e noi possiamo osservare, Michelet lo dice con molta chiarezza, che questo manoscritto è via via arricchito di note, aggiunte dell'autore, il quale ogni volta riprendeva in mano questa base delle sue lezioni e le arricchiva, in parte aggiungendovi di suo pugno, in parte parlando, quindi affidando alla lezione le integrazioni che gli veniva opportuno di aggiungere. Scolari come Michelet, che ha ascoltato direttamente le sue lezioni, o anche un certo signor Campe, che poi fece filologo latinista soprattutto, avevano preso devotamente appunti da queste lezioni. Allora il Michelet li ha raccolti, li ha comparati, li ha integrati con il canovaccio di partenza e ha costruito le lezioni di Hegel sulla storia della filosofia. Opera organica, indubbiamente. Ma nei limiti in cui tutto è pensiero di Hegel, non è però opera scaturita dalla penna, dall'ordinamento espositivo di Hegel medesimo. Per Aristotele io credo che siamo perfettamente nella stessa situazione, non voglio parlare degli altri trattati, la metafisica in particolare sarebbe interessante metterla a raffronto, ma per la politica noi siamo esattamente nella stessa condizione. Lui ha sicuramente rifatto, questo è un modello che l'università ha ereditato e conservato per millenni, potremmo dire. Ha replicato di anno in anno durante il suo insegnamento, probabilmente prima ad Asso, poi ad Atene nel liceo, il medesimo corso nel senso della medesima tematica, quella appunto dei modelli politici, della loro genesi, eccetera. All'interno però degli 8 libri noi abbiamo delle chiavi per capire la stratificazione. La cosa più nota, il nostro Leonardi lo sa benissimo e ne ha anche parlato nel suo ampio saggio, è che al termine dell'Etica Nicomachea c'è il preannuncio, no? Della politica, del trattato, delle lezioni, potremmo dire, sulla politica. Però quel preannuncio è molto interessante perché non preannuncia l'intero corpus di 8 libri, mi riferisco naturalmente alla materia trattata. Quello che viene preannunciato, schematicamente potremmo dire, è il libro, gran parte libro secondo, i libri quinto e sesto e poi settimo e ottavo. Per cui ci si chiede il primo e il terzo e quarto quando e come sono nati, in che rapporto sono con il preannuncio di partenza. E qui ci sono varie teorie, come sappiamo. Io sono abbastanza affezionato alla teoria di Arthur Rosenberg, storico del mondo antico e militante politico per tanta parte della sua vita, il quale su Rheinisches Museum pubblicò
un bel saggio, Democrazia e dittatura nel pensiero di Aristotele, e lo pubblica poco prima di essere costretto a lasciare la Germania, perché lui era ebreo e ben presto dovette salvarsi allontanandosi dalla Germania nel 1933. La sua teoria è suggestiva, anche se è stata combattuta sia da Jaeger sia da Ross, per citare due grandi studiosi di Aristotele in generale, in particolare dei libri sulla politica. La sua teoria è affascinante, cioè i libri terzo e quarto rappresenterebbero probabilmente il punto d'arrivo, diciamo la fase più matura della riflessione aristotelica, messi a raffronto con le definizioni, per esempio, della democrazia nel libro ottavo, che è l'ultimo, ma in realtà forse è tra i primi dal punto di vista compositivo, si nota una differenza profondissima su cui Rosenberg insiste, prospettando addirittura una maturazione di Aristotele sulla idea stessa di democrazia politica. Famoso episodio che lui il famoso passo che lui mette in rilievo, che è la città di 1300 abitanti, di cui 1000 sono ricchi e governano, è un'oligarchia perché governano i ricchi, e viceversa i 300 poveri, se sono al potere, costituiscono una democrazia. Quindi la definizione sostanziale e non formale di questi due modelli. Questi non possono convivere con definizioni secondo cui la democrazia è il governo della maggioranza, cioè si raduna il pletos, si raduna l'assemblea popolare, la maggioranza esercita il suo diritto, diciamo, di prevalere in quanto maggioranza, e quella è la democrazia. C'è una differenza talmente forte che si nota la discrasia. Dopodiché la teoria che sono due parti che si sviluppano parallelamente, o invece che c'è una progressione all'interno della quale noi ci addentriamo con un filo conduttore, lasciamo impregiudicata la questione, ognuno ha la sua propensione. Quindi è un cantiere aperto nel quale l'apporto degli scolari nel costruire la stesura che noi abbiamo, e anche nel dare un ordinamento, l'ordinamento della politica che noi abbiamo negli otto libri nella loro successione, è un ordinamento che pone alla conclusione un Aristotele diversissimo da quello dei libri terzo e quarto, un Aristotele che sembra quasi, perlomeno sul piano definitorio, vicino a Platone. Però, chiarito questo punto sulla qualità del testo che abbiamo davanti, l'altro dubbio da affrontare è che cosa sono le politeiai. Le politeiai hanno un elemento, diciamo, caratteristico, che è la loro enorme quantità, che non può ricondursi ad una scrittura di Aristotele in prima persona. Cioè, piuttosto azzardato immaginare che egli abbia scritto tutte quante quelle costituzioni. Opere non di carattere acroamatico, non hanno l'aspetto del trattato, hanno l'aspetto dell'opera compiuta, quindi sarebbero assimilabili semmai ai dialoghi, cioè opere destinate a vivere anche verso un pubblico che ne fruisce. L'ordinamento, la costruzione, per esempio, della Daion Politeia, di quella che conosciamo meglio perché ci è arrivata, sia pure fortunosamente, è tale da suggerire un fine esterno. Cioè un'opera che è destinata a circolare, costruita con due parti almeno, una storica e una antiquaria, nettamente distinte, l'una preannuncia l'altra, quindi è un'opera che qualche lettore prima o poi avrà incrociato. Ma chi ha redatto tutto ciò e perché mai, questa è l'altra questione che secondo me si pone, perché mai questa pervasiva volontà di trattare tutti i modelli? Sostanzialmente perché la riflessione affidata ai libri della politica
non è una riflessione come quella platonica svincolata dall'esperienza concreta e proiettata verso la delineazione di una polis Callipolis, no? Ideale. Si nutre dell'esperienza concreta. Quando, per esempio, Aristotele nel libro quarto parla dell'aristocrazia che diventa oligarchia, no? I due concetti sono molto vicini, l'uno può essere la forma degenerativa dell'altro, fa continuamente riferimento all'esperienza concreta dei 400 ad Atene. Quindi dice, per esempio, gli oligarchi prendono il potere con l'inganno, cioè promettono qualche cosa che poi effettivamente non attuano. Vedi il caso dei 400. I 400 presero il potere dicendo che era necessario fare questo per avere l'alleanza del re di Persia. Il re di Persia ci aiuterà militarmente se noi adotteremo un regime politico diverso da quello democratico radicale vigente ad Atene. Poi in realtà presero il potere, l'alleanza con la Persia non ci fu e non attuarono neanche ciò che avevano promesso, cioè un corpo civico di 5.000 persone, non tirarono mai fuori la lista dei 5.000 e quindi crearono una dittatura di pochi, per l'appunto di un'elite di 400 oligarchi. Quindi lui ha il testo di Tucidide sulla scrivania e contemporaneamente riflette sulle deduzioni generali, le deduzioni metodiche che si possono ricavare da quelle singole esperienze raccontate da singoli narratori, storici, storiografi, eccetera. E lo stesso vale per le Politeiai. Ora, noi non sappiamo quante ne ha scritte durante la confezione dei Politicà e quante prima e quante dopo. I moderni, quando hanno avuto tra mano la Athenaeum Politeia, hanno cominciato a scandagliarla per vedere se c'erano indizi cronologici interni, e alcuni ce ne sono effettivamente, che portano a una data molto bassa. Quando ormai i libri della politica sono certamente in gran parte costruiti e forse addirittura aggregati, allora sorgerebbe la domanda: come mai prima scrive i libri sulla politica e poi niente meno la Politeia degli Ateniesi, la più importante, la più interessante? Non è così. Probabilmente anche la Politeia degli Ateniesi, l'unica della quale possiamo parlare con piena cognizione di causa, sembra un'opera stratificata in cui alcune cose sono state aggiunte dall'autore medesimo o dai suoi aiutanti in un secondo momento sulla base di quello che sul piano istituzionale accadeva e si trasformava. Quindi la cronologia non può essere inchiodata ad un prima e a un poi, probabilmente sono lavori che si sviluppano parallelamente. Però a questo punto la domanda che ha affaticato gli studiosi, ma il nostro Leonardi è abbastanza esperto di questa tematica per non inchiodarsi ad una risposta perentoria. Quanto di Aristotele c'è lì dentro? Sappiamo benissimo, e Leonardi combatte questi argomenti troppo formalistici, che su certi punti c'è differenza tra quello che si legge nei libri della politica e quello che si legge nella Politeia degli Ateniesi. Argomento che ha aiutato i critici o gli ipercritici a sostenere dunque quello non è Aristotele. Ancora da ultimo Rhodes, che ha tanti meriti, no? Ha commentato la Athenaeum poi l'ha ridotto questo commento, l'ha pubblicato in maniera più compendiaria. Sì, allora io intanto ringrazio il professore per la presentazione e anche per qualche critica, no? Come lui giustamente ha messo in rilievo qualche problema anche in tutta questa messa in, no, del mettere insieme tutte queste opere aristoteliche. Ecco. La critica era soprattutto all'autenticità della lettera di Alessandro, ecco, no? Poi, ma diciamo, quello che mi ha mosso in questo lavoro, no, è, come giustamente diceva il professore all'inizio, è un interesse generale, verso la civiltà greca, e non solo, ma la civiltà in generale, esattamente come faceva Arnold Toynbee, ecco, no?
Arnold Toynbee era un grande grecista, anche esperto di storia romana, no? E ha collegato la storia greca e la storia romana tra di loro, pensando che ritenendo che fossero un'unica civiltà che continuava. E da lì poi Toynbee si è spostato alla comparazione di tutte le civiltà. Ecco, no? Quindi il mio tentativo di ricostruire Aristotele era dovuto soprattutto alla motivazione di capire che cos'è la civiltà greca. È una domanda che, diciamo, mi porto dentro da molto tempo. Ecco, come si fa a parlare della civiltà greca? Aristotele è quello che si pone nel momento in cui, no, lo si dice sempre anche nei manuali, è quello che si colloca al momento del passaggio dalla libere città-stato, come noi le chiamiamo, verso invece la loro fine. L'impero di Alessandro Magno e poi la sua frammentazione che porterebbe alla conclusione invece dell'esperienza di queste libere città-state. Ecco. Ecco, quindi vorrei dire adesso due cose sostanzialmente. La prima è riguarda le costituzioni, no? Ecco, no? E la seconda è il rapporto di Aristotele con la storia. Ecco. E questo secondo è forse quello più interessante, no? Perché noi di solito distinguiamo la storia dalla filosofia, la storia dalla teoria, no? Quando invece dovremmo tenerle insieme. Ecco, no? Aristotele è proprio uno, come diceva il professor Canfora, è uno di quei... è grande perché? Perché ha costantemente a che fare con la storia, con il concreto della storia. No? E quindi quello che vorrei dire è anche quanto in Aristotele questo rapporto con la storia lo porti a volte a negare l'impatto della storia per mantenere la teoria, ma forse questo è soprattutto dovuto soprattutto a chi ha fatto l'edizione, se Andronico di Rodio o qualcun altro, ecco, no? E quindi, come ha detto il professor Canfora, in realtà Aristotele è un cantiere aperto e noi noi abbiamo il dovere di ricostruire questo cantiere per come è stato messo insieme, ma abbiamo anche il dovere, proprio perché è un cantiere aperto, di continuarlo se possiamo, ecco, no? Ed è quello che ho tentato di fare nel saggio introduttivo. Allora, le costituzioni e poi anche la questione di Alessandro, della lettera ad Alessandro. Beh, le costituzioni, nella ricostruzione delle costituzioni io ho seguito Gigon, no? Gigon che ha sostanzialmente rotto con una tradizione che, come ha detto il professor Canfora, si era rinsaldata attorno al nome di Valentin Rose. No? Valentin Rose era molto dubbioso sull'esistenza di molte costituzioni, no? Anche recentemente Bertelli, criticando le costituzioni, la ricostruzione di Gigon si è rifatto a Valentin Rose, effettivamente. No? Tanto per dire, un filologo italiano, no? Recente. Ecco, per dire in poche parole, secondo me dove sta la grandezza della ricostruzione di Gigon? È che Gigon... non, da moderno prova a ragionare come un antico. Noi moderni rispetto agli antichi tendiamo a sminuzzare in maniera iper precisa qualsiasi cosa troviamo, ecco, noi quindi faccio un esempio, abbiamo ricostruito un Socrate per distinguerlo, no, da Platone, da Senofonte, che per certi versi è quasi inutilizzabile dal punto di vista filosofico, no? Noi prendiamo, l'intellettualismo socratico è una tesi che a me è sempre sembrata di un'ingenuità disarmante. No? Pensare che Socrate sostenesse che la virtù è soltanto conoscenza, cosa che dice qua e là in alcuni dialoghi di Platone, è veramente ingenuo. Cioè, quindi come facciamo a pensare che un grande pensatore come Socrate, se lo riteniamo grande, no? Sostenga una tesi così semplice, così banale. Ecco, quindi cosa voglio dire? Che gli antichi, la maggior parte degli autori antichi, davano per scontato l'esistenza delle costituzioni. Plutarco soprattutto, no? Che le cita, Plutarco, Strabone, soprattutto gli autori enciclopedici. Il punto è quante sono. Ecco. Gigon, riprendendo una delle... diciamo, Gigon, che cosa fa? Riprende parte da Eraclide Lembo, che io ho messo, no? Agli inizi delle costituzioni, no? Prende Eraclide Lembo perché è la testimonianza più antica che noi abbiamo, una raccolta a sua volta probabilmente poi sintetizzata, no? Perché il titolo dell'opera è Da Eraclide Lembo, quindi probabilmente
O Eraclide Lembo ha sintetizzato a sua volta questa sintesi, o qualcun altro l'ha fatto per conto suo. Da Eraclide Lembo in poi, partendo da Eraclide Lembo, poi Gigon ha aggiunto, cosa ha fatto? Ha ripreso, è partito dalle fonti come Diogene Laerzio, Esicchio di Mileto e altri più tardi, no, come alcuni neoplatonici, Davide, Elia, ed è arrivato al numero di 148 costituzioni. Per riempire poi di contenuto questo 148 ha preso anche Nicola di Damasco, autore aristotelico, collocabile diciamo all'epoca di Cleopatra, il quale non cita le costituzioni di Aristotele, ma in una sua opera, in una raccolta, parla di moltissime costituzioni. Ecco, no? Il modello per ricostruirle rimane la Costituzione di Atene. Perché? Perché se si prende la Costituzione di Atene e la si confronta con la testimonianza più antica che ricostruisce le Costituzioni, cioè Eraclide Lembo, si vede che ci sono molte somiglianze. Questo fa Gigon. No? Ora, certamente Aristotele non ha steso tutte le Costituzioni, questo è altamente improbabile. No? È probabile, come ha detto il professor Campo verso la fine del suo intervento, che abbia lavorato con tutta la sua scuola, insomma, no? Ma tutte le opere di Aristotele a questo punto sono opera di scuola. I trattati sono opere di scuola, perché sono raccolte degli allievi che prendevano appunti, che le hanno ricostruite. È tutta un'opera di scuola. Dunque, anche la lettera di Alessandro, sì, è vero quello che diceva il professor Canfora, che ci sono una serie di ragioni che porterebbero a dire che non è autentica, no? È vero che produrre un falso di una lettera è molto più facile che un falso di un'opera estesa come un trattato, no? Proprio per la brevità della lettera, no? È molto più facile, no? Del resto anche Plutarco all'inizio della vita di Alessandro riproduce un breve scambio epistolare, no? Che è lo stesso probabilmente nel contenuto di quello di Eulogelio, no? Perché hai osato, tuo maestro, pubblicare quelle lezioni che devono essere riservate solo a pochi intimi, no? Forse me compreso, ecco, no? Quindi come se Alessandro Magno dovesse rimproverare il maestro per aver condiviso con altri quello che doveva essere riservato solo a lui, ecco, in quanto così grande generale, allievo, prediletto. Ecco, però, secondo me, qual è l'argomento che potrebbe far pensare che la lettera d'Alessandro sia autentica? Beh, è in altre parti del contenuto. Per esempio, Aristotele certamente dà dei suggerimenti ad Alessandro, forse non voluti, no? Ma d'altra parte, comunque in questi suggerimenti cosa dice anche? E dice le stesse cose che si ritrovano nella politica. Certamente, quali? Che il ruolo del monarca qual è? Se vuole veramente avere gloria sempiterna, non è quello di imporre il proprio potere e creare soltanto la mescolanza tra i popoli, ma è quello di dare un'impronta a tutta quella società tramite una legislazione completa. E quella legislazione viene seguita se il re è anche modello di quella legislazione, se è anche modello di virtù. E come fa a essere modello di virtù? Se è in grado di governare le due forze principali che ci sono in una società, esattamente che sono le stesse della politica, cioè la parte popolare e gli aristocratici. Quindi gli aristocratici bisogna non schiacciarli, dargli spazio. E la parte popolare invece bisogna evitare di opprimerla. E sono le stesse cose che vengono dette nella politica. Quando nel libro terzo, per esempio, dice che l'ideale di governo virtuoso, diverso poi dalla città ideale che nel settimo libro, l'ideale di governo virtuoso è ovviamente la monarchia. Se si trova una persona virtuosa, chi non vorrebbe dargli il potere? Chi non vorrebbe essere governato da quella persona virtuosa? E dice però Aristotele, nella politica, libro terzo,
parlando della monarchia. Però qual è l'azione di questo virtuoso, di questo monarca? Cosa vogliamo da lui? Cosa vogliamo dalla sua virtù? Vogliamo che ci dia la legge. Perché? Perché la legge è quella che ci garantisce di evitare gli scontri fra di noi. Solo il monarca può darcelo, il fondatore della città, no? Del resto nel quinto libro, quando poi parla di nuovo della monarchia, Aristotele dice, la grandezza della monarchia qual è? È che sono due sostanzialmente gli elementi che rendono grande la monarchia. La prima è che di solito il monarca è colui che fonda la città e del resto i suoi eredi tendono a mantenere il potere grazie al legame con lui. L'altro è la capacità di agire nei momenti di crisi, no? Quando c'è una grande crisi, si dà il potere a uno solo, come succedeva anche nella Costituzione romana, quando, no, che prevedeva la dittatura. E altra cosa importante, quindi, è saper dare le leggi, no? Anche se poi dice, però la legge di cui tutti noi abbiamo bisogno, ha quale caratteristica? Che è impersonale. Che deve valere per tutti. Assomiglia, no, dico io, forzando un po' il testo di Aristotele, ma riprendendo idee che troviamo da altre parti, la legge è l'universale, ciò che vale per tutti, no? È l'universale della logica o della metafisica. Cioè, se noi vogliamo avere una vita in società che sia veramente comunitaria, perché l'uomo è un animale politico, non possiamo tenere la monarchia per sempre. La teniamo all'inizio nei momenti di crisi. Per il resto i governi migliori sono quelli comunitari, che allora si avvicinano alla democrazia. Ma dove c'è il freno della legge? Dove la società si tiene la legge? Perché? Perché la legge è l'unico grande contrasto che abbiamo rispetto all'arbitrarietà del potere o delle forze che si scontrano tra di loro, i ricchi e i poveri. E quindi qui vorrei dire, no, per concludere su questo punto, c'è una frase sempre del terzo libro, secondo me sì, molto significativa, che di solito si cita poco, ma estremamente interessante, che suona così, la cito a senso, non alla lettera. Chi predica il potere predilige la passione, la forza delle passioni. Chi predica, no? Chi predica invece la legge vuole qualcosa di divino, come la ragione. Come se lì, no, tra potere e legge ci fosse un contrasto fra che cosa? Fra due posizioni in fondo contrapposte, cioè il potere è l'analogo della passione. Noi tutti, quando c'è una crisi, diciamo ci vuole l'uomo forte, ci vuole il potere forte, proprio perché pensiamo che la ragione non basti o la legge non basti. E allora affidiamo il potere a uno solo. D'altra parte, dice Aristotele, se invece abbiamo la capacità di avere delle leggi forti, di tenerci ad esse, e allora siamo nel governo della ragione, possiamo frenare le passioni, possiamo frenare il potere. Dunque questa idea mi porta a dire che forse la lettera di Alessandro potrebbe essere autentica, no? Proprio perché suona straordinariamente simile a questi passi della politica. Salvo sempre il fatto che quello che diceva il professor Canfora prima, che ci sono effettivamente altre parti che ci porterebbero a dire che aristotelica non è. Ma potremmo dire, no, avanzo questa ipotesi, è probabilmente una lettera di scuola, lettera di un aristotelico, ecco, no? Proprio perché è un cantiere aperto. Ecco, la seconda cosa che vorrei dire, no, è il rapporto tra Aristotele e la storia, che poi è il rapporto fra la teoria e la storia. E voglio partire da una questione, no? I libri aristotelici, i libri della politica, no? Si presentano come libri di teoria, no? Ma quasi sempre alla fine c'è, seppur schizzata, ci sono delle parti storiche. Alla fine per esempio, alla fine del terzo libro si schizza una storia dei cambiamenti costituzionali. Alla fine del quarto libro, una storia dei cambiamenti costituzionali che è dovuta invece alla guerra. Nel terzo libro, come l'economia, come l'arricchimento ha cambiato le società. Nel quarto libro, come la guerra ha cambiato le società.
in un passo che di solito non si cita mai, no? Ma uno dei passi più importanti della politica, anche lì riesplode la storia rispetto alla teoria. Quando nel terzo libro, quando vengono elencate le forme di governo, no? Quelle che troviamo anche sul manuale, le tre forme di governo giuste a cui si contrappongono le tre governi, quelle ingiuste. E lì, quando Aristotele parla della Repubblica, cioè io traduco Repubblica il termine Politeia, no? Di solito noi diciamo Politeia, Politeia, lo traduco con Repubblica. La Politeia o Repubblica, che è il regime misto, no? Quello dove democrazia e oligarchia sono effettivamente mediate, il regime misto a cui probabilmente si rifà anche Polibio, ecco, Aristotele dice la virtù della Repubblica o Politeia è la virtù bellica. Perché? Perché non si può pensare, la virtù è per forza di cose limitata a poche persone. La Repubblica, che invece è una sorta di democrazia oligarchica, oligarchia democratica, che è un governo di tanti, non ci si può aspettare che sia virtuosa, ma ha una virtù, la virtù bellica. Perché? Quale? Una massa che combatte è per forza più forte di pochi che combattono, no? Una monarchia, un'aristocrazia non può garantire un esercito se non mercenario, se non di tipo feudale, se vogliamo fare degli esempi medievali. Soltanto le repubbliche e le democrazie possono garantire un esercito di cittadini. E allora qual è la virtù della repubblica o democrazia? Anche se Aristotele lì non lo dice chiaramente. La virtù bellica, la massa che combatte. E questo ci porta a una profonda analogia anche con le democrazie contemporanee, che nascono, per faccio un esempio, se vogliamo parlarne, la rivoluzione francese, per esempio. Oppure la rivoluzione inglese, prendo due esempi, no? Rivoluzione inglese, Cromwell che crea un esercito democratico, il Modern Army, no? Facendo combattere per la prima volta le masse, ma lo usa poi per combattere l'Irlanda, per tenere sottomessa l'Irlanda e per combattere l'Olanda, no? Quindi per mantenere unita la Gran Bretagna e per espandere l'impero. La rivoluzione francese. La coscrizione di massa che viene emanata qualche anno dopo, il 1789, tra il 92 e il 93, usata poi per gli scopi imperiali della Francia, per mantenere questo. E allora, qual è la tesi che vorrei sostenere, no? È che in questo rapporto fra storia e teoria, Aristotele, o chi ha scritto il testo, chi ha scritto il testo di Aristotele, chi l'ha scritto? Chi lo ha messo insieme, forse scrivendo qualche parte alla fine, no? Per sistemarlo, per dargli un ordine, forse non ha spinto fino in fondo l'efficacia dello studio storico di Aristotele, che noi vediamo chiaramente nella Costituzione di Atene, no? Anche con gli errori che il professor Canfola diceva, a volte errori storici marchiani, però nella Costituzione di Atene, nella Costituzione di Atene si vede proprio che la democrazia, no, i cambiamenti costituzionali di Atene sono continuamente legati a questioni storiche, quali soprattutto? All'espansione di Atene all'esterno. E quindi qui, secondo me, no, come noi diciamo sempre, per comprendere la storia greca, in generale la storia, abbiamo due possibilità. Uno è il modello spartano, l'altro è quello ateniese. Gli spartani hanno mantenuto, lo dice chiaramente Aristotele nel secondo libro della Politica, gli spartani grazie a Licurgo, o chi per lui, no? Se Licurgo è veramente esistito o è forse soltanto un mito, gli spartani hanno capito che bisognava evitare l'espansione, puntare all'autarchia, perché l'espansione li avrebbe snaturati. Allora ecco che gli spartani mantengono un potere limitato soltanto al Peloponneso. Gli spartani non portano guerra all'esterno, se lo fanno e quando lo fanno, sanno che il loro sistema si snatura, no? Questo lo dice chiaramente Tucidide, lo fa dire in quel dibattito all'inizio lo fa dire ai vari spartani che dibattono, no? All'inizio delle storie. E quindi, infatti, gli spartiati, guarda caso, non toccano denaro. Lo fanno, o se lo fanno, lo fanno segretamente, dice Aristotele.
Certo, probabilmente questo è anche un grande limite del sistema spartano, no? Aristotele lo rileva, no? In quella serie di critiche che fa a Sparta. No? Certamente interessante e importante che ci sia qualcuno che si occupi solo di che cosa? Di politica e di guerra, perché i liberi ed eguali di Sparta si occupano di politica e di guerra insieme, e questo è sintomatico. L'economia la lasciano ai perieci. No? L'economia generale di Sparta, la propria agli schiavi, però gli loti. E quindi in realtà questo mi porterebbe a dire, già per quanto riguarda Sparta, no? Mi porta a dire quello che per esempio ho trovato anche in tanti libri molto interessanti del professor Canfora, non lo dico qui perché qui presente, io sono un suo lettore da anni e anni, è stata la mia ispirazione anche a fare questo lavoro, lo dico chiaramente, no? Il professor Canfora molte volte, no, anche in Democrazia, Storia di un'ideologia, Il mondo di Atene, mostra questo rapporto che c'è fra la democrazia e la schiavitù nel mondo antico. Ma che se noi la trasponiamo all'epoca attuale, no, ci porta a vedere che cosa, e poi torno ad Aristotele per concludere, che in realtà la democrazia, anche quella attuale, è legata allo sfruttamento all'esterno. Le nostre democrazie, sia quella inglese che quella francesi, che sono state le prime, no? Anche se sono democrazie diverse fra di loro, no? Quella inglese poi è diventata una sorta di democrazia aristocratica, perché lì ha prevalso l'aristocrazia, i Levellers e i Diggers, i ceti popolari sono stati tagliati fuori, esattamente come i contadini tedeschi dalla riforma di Lutero, no? La svolta borghese della Francia è evidente in vari momenti, sia sotto Napoleone, sia sotto Napoleone III. Però le nostre democrazie esplodono quando c'è una richiesta di allargare la distribuzione della ricchezza. Perché? Perché la ricchezza c'è, e perché c'è? Perché ci sono gli imperi all'esterno. E questa cosa, in fondo, noi la troviamo anche in Aristotele. Per esempio, Aristotele distingue chiaramente, specialmente nel sesto libro, le democrazie più antiche da quelle moderne, diremmo noi. Le democrazie antiche sono quelle di tipo rurale, quando la popolazione, no, quando la popolazione è fatta soprattutto di agricoltori e di allevatori, no? Che quindi sono legati al proprio lavoro, e quindi quei regimi democratici come funzionano? Perché la popolazione si accontenta di non essere oppressa, di partecipare con il voto alla costruzione della città, ma poi non partecipa alla politica, no? Quindi non è una democrazia vera e propria, non c'è piena partecipazione, no? Il vero regime per Aristotele è dove la partecipazione è piena. Poi dice, continuando quella disamina della democrazia, che è teorica ma anche storica, quando è che si sviluppano questi tipi di democrazie? Quando quella democrazia diventa cittadina, quindi ci si slega dal legame con la proprietà terriera o dall'allevamento, e soprattutto quando la democrazia viene artificialmente espansa. La popolazione viene espansa. E se questo lo trasponiamo ad Atene, quando è che la popolazione si espande? Si espande quando cominciano i grandi cambiamenti economici, l'arricchimento di cui Aristotele parla chiaramente nella Costituzione di Atene, da Solone in poi. Allora abbiamo la prima timocrazia di Solone, dove la popolazione viene divisa per censo, no? Poi c'è la tirannide di Pisistrato, ma poi c'è la democrazia di Clistene, dove l'eguaglianza viene imposta dall'alto, dove le varie classi vengono accorpate in 10 tribù. No? Ma quelle tribù, tra l'altro, le coscrizioni elettorali sono anche coscrizioni militari. No? E poi si arriva all'impero. L'impero in cui, addirittura, l'impero però in cui, durante le guerre persiane, il denaro della Lega di Delo viene usato per costruire la flotta e per espandere Atene. Allora Atene, ecco che fa il grande passaggio all'espansione finale, quella che Aristotele contesta sempre e quella che Sparta non avrebbe mai fatto, no? E allora si arriva alla democrazia radicale. E quindi, concludendo, mi sembra di poter dire, la lancio come ipotesi, no? Che il cantiere aperto di Aristotele si possa riaprire anche in due modi. Il primo è in maniera critica andare a vedere cosa hanno fatto diciamo, i suoi allievi continuatori, gli editori, no? Che forse hanno tolto una certa mordente alla teoria di Aristotele.
se li si confronta anche con gli scritti storici. Il secondo è che noi lo possiamo continuare a spingerlo fino in fondo. Io nel saggio introduttivo, no, ho scritto così tanto proprio perché ho cercato anche di riscrivere Aristotele, perché in molti passaggi, proprio perché sono lezioni, proprio perché forse lui non è arrivato fino in fondo, no? E allora si può spingerlo fino in fondo, si può andare fino in fondo mettendo insieme le parti nella loro unità, fatto salvo che, come diceva il professor Canfora, certamente quei libri, no, sono di momenti diversi, no? Ma quando lo abbiamo capito, noi in quanto studiosi, sia che siamo storici sia filosofi, poi abbiamo il dovere di andare avanti con la nostra riflessione e farne qualcosa, no? Perché Aristotele è così attuale, no? Ne stiamo parlando. O la democrazia greca così interessante, proprio perché ci pone di fronte a problemi che abbiamo ancora oggi noi. E quindi, per concludere, l'ipotesi poi che io faccio, no, è questa, che la differenza reale fra antichi e moderni sia esattamente quella che dice già Aristotele, nelle dimensioni e nella complessità. Cioè non è nel fatto che per gli antichi la democrazia fosse diretta, per noi invece rappresentativa, perché la democrazia rappresentativa in parte c'era anche degli antichi. Soltanto che per gli antichi la democrazia funzionava soltanto se era di piccole dimensioni. Le grandi dimensioni, lo sviluppo, li portava a far esplodere la macchina sociale, il problema sociale. Lo scontro ricchi-poveri, la distribuzione delle ricchezze, l'impero, la guerra, la schiavitù. Quindi è chiaro che poi lì Aristotele si perita in tutti i modi per esempio, di contenere la crematistica, l'economia, no? Ma deve giustificare la schiavitù. E allora, qui concludo, no? Quando noi parliamo di regime dei liberi, della democrazia come regime dei liberi, dobbiamo anche dire che fosse il regime dei liberati, cioè di coloro che quella libertà o l'hanno conquistata loro o qualcuno gliela garantisce. Grazie, avete citato due volte Toynbee. A me farebbe molto piacere se riuscissimo ad organizzare insieme una presentazione dell'Eredità di Annibale, che è stata di recente ripubblicata e a cui io sono stato allievo di Luciano Pellicani. Pellicani teneva molto, e cito Pellicani perché l'edizione del Mondo di Atene che ho mi fu regalata proprio da Pellicani, l'edizione del Mondo di Atene di Luciano Canfora, fittamente sottolineata da Luciano Pellicani. Io volevo fare una domanda partendo dalla questione che poneva il professore Canfora sulla democrazia, sulla Repubblica Romana, che potrebbe essere più salda rispetto a quella, alla democrazia ateniese. Però, come giustamente diceva lei, facendo riferimento ai Gracchi, anche quella democrazia, quella Repubblica collassa. Cioè, nel momento in cui noi sottolineiamo con Polibio l'importanza del fattore istituzionale, sarebbe un errore insistere su un primato istituzionale, perché c'è una serie di fattori economici che sia nella sua riflessione, professore, che nella riflessione di Federico sono venuti fuori. Fattori economici che producono una questione sociale. Allora, a me pare che ci siano dei paralleli interessanti che possono essere fatti tra Atene, Roma repubblicana, ma anche la Firenze dei Ciompi, è la nostra stessa difficoltà che noi viviamo adesso, e in questo senso noi dobbiamo specchiarci in Atene, perché grossa parte dei problemi che stiamo affrontando sono stati affrontati ad Atene. La ricostruzione che faccio è questa, molto, molto rozza, quindi perdonatemi. Atene sconfigge Persiani, come Roma sconfigge Cartagine. Si apre una e diventano le potenze egemoni nel bacino dell'Egeo e nel Mediterraneo. Si apre una fase di grandi rivoluzionamenti economici e commerciali, l'olio, la vite, le ceramiche, e si avvia una fase sia per Roma che per Atene, in secoli diversi, che è quella che potremmo definire della grande transizione di Carpo Lagni. Ora, come tutte le grandi transizioni, il mercato lasciato a se stesso produce questioni sociali, cioè polarizzazioni economiche. Si genera una massa di persone che rivendicano per sé una parte delle nuove ricchezze. È quello che poi Keynes definirà lo strano fenomeno dell'abbondanza, della povertà nell'abbondanza. La questione sociale ad Atene viene risolta con una pezza, facendo entrare i nullatenenti nella flotta. A Roma le riforme dei Gracchi non vanno in porto, e viene usata la stessa pezza, cioè Caio Maio che fa entrare i poveri, i nullatenenti nell'esercito. A quel punto che cosa succede? Che ad Atene si ha
un fenomeno molto strano, perché una volta che la folla ha portato all'abolizione dell'Areopago, tutto il sistema è incentrato su un'ecclesia dominata da una folla di nullatenenti che tiranneggiano le città alleate per poter avere i soldi per il mistos, per le opere pubbliche, e d'altra parte hanno un modo di fare, di concepire la politica del tutto irrazionale e predatorio, la follia della spedizione in Sicilia. Ora, la stessa cosa per certi versi succede a Roma con gli oligarchi che usano le vittime della questione sociale come delle masse di manovra per conquistare il potere assoluto finché Ottaviano ci riesce e inizia a manomettere in maniera più o meno esplicita l'assetto istituzionale della Repubblica. Ora, io la domanda che volevo farvi è questa: secondo voi si può sostenere questa tesi, e cioè che la democrazia antica della Repubblica, il mondo antico nel quale noi possiamo specchiarci, come per dirla con Constant quando dice che Atene è stato il primo esempio di libertà dei moderni nell'antichità, possiamo sostenere che il mondo antico e quindi tutta anche la riflessione costituzionale fallisce perché non riesce a gestire in maniera costituzionale, quindi di creare delle strutture istituzionali per gestire la questione sociale? Perché dietro il collasso della Roma repubblicana c'è una questione sociale non risolta. Dietro il collasso di Atene c'è una questione sociale non risolta con i teti che monopolizzano l'assemblea. Dietro il collasso delle libertà comunali nel Medioevo c'è una questione sociale che è quella dei ciompi. E per certi versi anche dietro il collasso delle nostre democrazie liberali nel secolo scorso c'è una questione sociale non risolta. Emilio Lussu in Assemblea Costituente dice: quando le masse chiesero di poter entrare all'interno della cittadella liberale, questa cittadella iniziò a sparare da tutte le finestre. Quindi si può dire che da questo punto di vista noi nello specchio di Atene guardiamo il fallimento di quelle costituzioni esclusivamente liberali che non si pongono nessun problema nel gestire le questioni sociali e che si limitano a fare da guardiano notturno della proprietà privata. Professore. Sì, è una diagnosi molto pertinente. Vabbè, sono diversi i due casi, perché mentre Roma non è mai stata una democrazia, che ne dicano alcuni interpreti anche importanti, per una ragione oggettiva, che cioè le magistrature vengono conquistate attraverso una procedura elettorale che premia le classi alte in maniera blindata, in maniera automatica. C'è una fonte che parla di un tentativo di mescolare le centurie da parte di Caio Gracco. Non sappiamo se sia vero, cioè se Caio Gracco abbia mai lanciato davvero questa riforma, forse sì, forse no. In ogni caso non si è attuata, quindi è nulla come esperienza. C'è il contropotere, cioè a un certo momento contro le magistrature ossificate nel cursus honorum c'è il Tribunato della Plebe. Il Tribunato della Plebe è un contropotere sostanziale, almeno la sua nascita, che però poi viene inglobato, viene coinvolto, corrotto dall'interno, comprato, nel caso per esempio dei Gracchi. È proprio nel collegio dei tribuni della plebe che sorge la opposizione sia a Tiberio che a Caio Gracco. Quindi la procedura che poi vediamo nella Tarda Repubblica essere costante, no? I tribuni a servizio di Pompeo, i tribuni a servizio di Cesare, i tribuni a servizio del Senato. Quindi viene meno la natura stessa di contropotere, che peraltro è la sua origine rivoluzionario, no? Il fatto di creare una autonoma magistratura della plebe contro quelle che producono sistematicamente le elezioni, chiamiamolo pure truccate, è un atto rivoluzionario. Nulla di tutto ciò nel mondo ateniese. Nel mondo ateniese l'unica vera mutazione costituzionale che porta alla democrazia radicale è l'abbattimento dei poteri areopagitici, no? Di cui proprio Aristotele nella Costituzione Ateniesi dice:
essere stati ingigantiti quei poteri durante le guerre persiane, perché l'Areopago è stato capace di guidare la resistenza, e poi invece con Efialte questi epiteta, cioè questi elementi aggiunti ai poteri originari, che erano essenzialmente di carattere giudiziario, reati di sangue, eccetera, vengono tolti. Ma quello che invece accomuna le due esperienze, sia quella romana con tutti i limiti che ho detto, sia quella ateniese, è il nucleo cittadino uguale soldato. Cioè, intanto sei un cittadino di pieno diritto, in quanto sei un guerriero, in quanto contribuisci direttamente alla difesa della città. L'identificazione, come sappiamo, populus, dice più volte Villamovis nei suoi saggi anche divulgativi, populus romano, senatus populusque, senatus va bene, sappiamo che vuol dire. Populus è l'esercito e anche il popolo, contemporaneamente, le due cose. Quando gli oligarchi, chiamiamoli così, prendono il potere una prima e una seconda volta, la prima volta nell'11, no? Nel 411, riducono il corpo civico, vogliono ridurlo a 5.000, sulla base del criterio solo quelli che si possono armare a proprie spese, no? Gli oplitici, quindi quella che alcuni chiamano democrazia oplitica, che tale non è nel momento in cui è una limitazione forte del diritto di cittadinanza. La novità connessa alla democrazia radicale ateniese dai Fialte alla fine del secolo è invece che non chi si arma a proprie spese, ma anche il nullatenente è cittadino di pieno diritto, muove le navi, lavora, opera sulle navi, quindi è addirittura una forza decisiva nella realtà imperiale. Alle spalle di questa democrazia radicale, che dura poco, dura 40 anni neanche, viene definitivamente seppellita proprio col dominio macedone, no? Quando dopo la guerra lamiaca, Focione viene piazzato alla guida della città dai vincitori, no? Antipatro, la cittadinanza viene eliminata a 9.000 persone, non più le 5.000 dell'11 e nemmeno le 3.000 di Crizia, ma 9.000, che però è una limitazione fortissima rispetto a un corpo civico che è almeno il doppio nel censimento di Demetrio Falerio. Tranne quel breve periodo, diciamo così, della democrazia radicale, l'identificazione cittadino-soldato assimila molto l'esperienza ateniese con quella della Repubblica Romana al momento del suo pieno fiorire. Però alla base della democrazia radicale cosa c'è? L'impero. Perché l'impero è la fonte delle risorse che consentono ai nullatenenti di fare la politica in prima persona, d'intesa con le élite direttive che accettano questo gioco, quello appunto dell'assemblea decisionale, e dominano nei limiti del possibile, quando ce la fanno, la famosa assemblea decisionale, che si illude di essere sovrana, ma in realtà condivide questo potere con le grandi famiglie che accettano il gioco. Quindi questo equilibrio instabile funziona perché c'è l'impero, e quindi un difensore dell'impero, anche in momenti di panico, è Pericle che dice: l'impero è tirannide, non si può uscire impunemente dall'impero. Ma quando l'impero finisce, finisce tragicamente nel 404 e poi ancora una volta con la guerra sociale alla metà del IV secolo, esplode la questione sociale fino a rendere impossibile il funzionamento della città, se non con una svolta di tipo autoritario all'interno di un predominio esterno, nella fattispecie macedone. Anche questo è un punto da mettere in luce. Noi parliamo un po' sommariamente di fine della polis con Alessandro, ma non è così, nel senso che le polis continuano a funzionare come realtà autonome dentro una cornice costrittiva di politica essenzialmente estera e di vigilanza sugli equilibri interni. C'è un testo a questo proposito fondamentale, che è il Trattato di Corinto, imposto da Filippo il Macedone dopo Cheronea, quindi nel 336, poco prima di essere ucciso, che vincola tutti i partecipanti a rispettare alcune regole fondamentali. L'autonomia cittadina c'è, però
è vietato che all'interno di una città venga sollevato il problema della cancellazione dei debiti. Se c'è una forza politica, un gruppo sociale che si batte per cancellare i debiti, va represso, e per reprimerlo entra in funzione la Lega di Corinto, cioè l'esercito macedone. E questa è la cornice in cui l'autonomia sopravvive, però di fatto si potrebbe dire come all'interno delle satrapie persiane, no? Perché anche le città ioniche stanno dentro delle satrapie, ma hanno loro istituzioni, ovviamente, coartate sul piano della politica estera, sono eterodirette, non hanno una propria politica. C'è un momento in cui Atene invece recupera questa possibilità, ed è quando Mitridate abbatte il dominio pro tempore, il dominio romano, prima sulla provincia d'Asia e poi addirittura sulla Grecia, e noi sappiamo da un celebre frammento di Posidonio che un capo popolare ripropone la democrazia di stampo demostenico in un celebre discorso che Posidonio deride come discorso farsesco, ma che in realtà ripropone il tentativo di dar vita ad una vera autonomia cittadina, non più costretta dentro una cornice che ormai è quella dell'impero romano, delle province romane, perché Roma è stata sconfitta da Mitridate. Ma la cosa dura poco e si torna, per esempio, nel momento più diciamo florido del dominio del principato, cioè sotto Adriano, ad una realtà imperiale dentro la quale ci sono le autonomie delle poleis, che però sanno i propri limiti, no? Come dice Plutarco, i calzari dei romani stanno sulle nostre spalle, però da Cheronea ad Atene, a Sparta nei limiti possibili, a Tebe, continuano a funzionare oligarchicamente ormai come città che si autogestiscono. Questo è un po' il quadro che spesso si perde. Le crisi che portano ad un potere forte di carattere classista e militare contemporaneamente sono dovute per l'appunto alla non soluzione della questione sociale. Federico, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu. Da questo punto di vista si potrebbe dire che, come dire, la grande differenza è che noi abbiamo costituzionalizzato i diritti sociali. Esatto. Sì. Sì. Io... Che dura, Com'è? Finché dura. Certo. Sono costantemente messi in discussione. Abbiamo da capo una realtà sovranazionale molto forte, no? Che ci dà le direttive economiche, no? La cosiddetta Unione Europea, vige come il Trattato di Corinto. Cioè, potete fare alcune cose, altre no. Non potete portare l'aiuto di Stato, non so, alle banche che vanno in rovina e quindi i risparmiatori vadano al diavolo, perché è vietato farlo, salva la pandemia. È perfettamente calzante il divieto di cancellare i debiti, no? E la Grecia perché è stata martirizzata nel 2015? Perché voleva scrollarsi di dosso il debito e non ce l'ha fatta. Quindi il Trattato di Corinto è un modello che continua a funzionare. E forse la signora von der Leyen, senza saperlo, è come Filippo di Macedone. E per certi versi le riforme dei Gracchi, con la divisione delle terre, l'assegnazione delle terre e della piccola proprietà, erano date come inalienabili. Quindi per certi versi era un tentativo di diritto non modificabile, un diritto sociale, che era quello al sostentamento, quindi ad una terra che poteva, ad un lotto di terreno che potesse sostenere una famiglia, che non poteva essere non poteva essere alienato. Quindi per certi versi anche in quel caso si trattava di una forma di costituzionalizzazione di un diritto sociale. Quello era ager publicus, quindi non era neanche esproprio del latifondo, era ager publicus incolto, che i Gracchi chiedevano fosse lottizzato tra i contadini ormai impoveriti, fra l'altro impoveriti anche da un servizio militare lunghissimo che li allontanava dal lavoro dei campi, no? Quindi sì, se vogliamo una riforma conservatrice, si potrebbe dire, quella graccana, che vuole ripristinare un ceto che invece è inesorabilmente destinato ad essere schiacciato, a trasformarsi nella massa militare di manovra dei grandi potentati.
Certo, e viene fuori anche un'altra cosa, cioè che il ceto medio è costruzione politica fatta attraverso i diritti sociali. E in questo senso la mancata manutenzione del welfare state che è stata fatta negli ultimi 30 anni, io credo che sia la causa della trasformazione, come dire, in senso oclocratico delle nostre democrazie. Federico. Sì, io diciamo, sulla ricostruzione dell'antichità non mi permetto di aggiungere molto a quello che diceva il professore perché l'ho imparato da lui, ecco, io posso e anche dai libri che poi lui nelle sue pubblicazioni segnala, no? Che adesso ha citato, insomma, no? Ecco, come il Trattato di Corinto, ecco, che ha appena citato, insomma. No, mi permetto di fare delle osservazioni a partire da Aristotele, ecco. No? Aristotele, no, proprio in questo, se noi lo leggiamo mettendo insieme l'Aristotele storico e l'Aristotele teorico, secondo me si vede proprio che la teoria di Aristotele in fondo in cosa consiste? Che Aristotele, noi potremmo dire, è l'unico tra gli antichi che possiamo considerare una sorta di apologeta della democrazia, no? Anche se ovviamente poi lo sappiamo, no? Se noi prendiamo la schematizzazione solita per Aristotele, la democrazia è un governo negativo, no? Però se lo prendiamo da un altro punto di vista, la democrazia, no? Perché il problema di cui stiamo parlando adesso è se noi riusciamo a tenere in piedi la democrazia, no? In Occidente o anche nel mondo, da altre parti. La democrazia è quella che più rappresenta la natura dell'uomo. Perché? Perché l'uomo è un animale politico, e se è un animale politico deve partecipare alla vita della comunità. E cos'è che gli permette di partecipare? No? L'unico regime che rispetta la politicità dell'animale uomo è un regime allargato. Vogliamo chiamarlo democrazia in termini negativi, vogliamo chiamarlo politeia o repubblica? Va bene. Aristotele dice che l'unico modo che abbiamo per mantenere in piedi una democrazia che di per sé sarebbe negativa perché la maggioranza schiaccia le minoranze, perché è un governo basato soltanto sulla lotta per le ricchezze, perché la massa a volte governa senza capire, abbiamo il modo di mediarla con l'oligarchia, con la parte oligarchica, no? Fatto salvo che mettere insieme democrazia e oligarchia, se seguiamo Aristotele, è mettere insieme due regimi negativi. Non è che l'oligarchia sia più positiva della democrazia. L'oligarchia è il governo dove un'elite ricca schiaccia in maniera predatoria i diritti della parte democratica più povera o meno ricca, no? Però dice Aristotele, se noi lasciamo perdere, dobbiamo essere realistici, lasciamo perdere le grandi questioni, la virtù, no? Che noi troviamo nella monarchia e l'aristocrazia. Certo, esistono, sarebbero belle, ma sono difficili. Ammesso anche che troviamo un monarca illuminato, virtuoso, come saranno i suoi figli, i successori? Non è detto che lo siano. E allora non ci rimane altro che pensare a un tipo di società dove maggioranza e minoranza possano stare insieme senza confliggere, dove entrambe abbiano i propri, si vedano rappresentate, no? Perché altrimenti noi ci troviamo di fronte a due concezioni di giustizia che non sono mediabili, perché per la maggioranza la giustizia è l'estendere la libertà a tutti e rendere tutti uguali, quindi appianare le differenze con quelli che hanno di più o sanno di più, o hanno più competenze o hanno più ricchezze. Per gli oligarchi invece la giustizia sarebbe, a partire dal loro punto di vista, altrettanto miope. È quella di se loro sono diversi, che tutti siano diversi e quindi siano mantenute delle differenze. E allora come si fa, dice Aristotele? L'unico modo è quello di vedere se esiste già una classe media dove la distribuzione della ricchezza c'è, perché questa classe media è già contenta di quello che ha, non vuole cambiamenti. Se non c'è, allora bisogna cercare di mettere insieme con le leggi, avvicinare la democrazia all'oligarchia, l'oligarchia alla democrazia tramite delle leggi. Ma dov'è che poi qui si vede il peso della storia nella teoria di Aristotele? No? E lo prendo la democrazia dalla Costituzione di Atene o da quello che dice di Sparta. Che questo tipo di società
è la società più avanzata e più sviluppata che possiamo concepire, cioè quella che è arrivata a arricchirsi, quella ricchezza ha permesso anche lo sviluppo dell'arte, lo sviluppo della filosofia, è quella di cui parla Pericle nel suo famoso elogio di, no, di Atene come scuola dell'Ellade. Noi, a differenza, no, anche se non la cita Sparta, no, noi, diversamente da altri, facciamo la guerra, abbiamo la virtù, non siamo attaccati soltanto all'egoismo, ma facciamo anche arte e filosofia, no? Philo calumen kai philosophumen. La storia finisce sempre, no? La storia si sviluppa, i regimi si arricchiscono. E si arricchiscono perché? Perché, no? E qui secondo me tra l'Aristotele teorico e l'Aristotele storico c'è una contraddizione. Da una parte Aristotele dice la storia, il massimo sviluppo storico è quando si raggiunge la natura, ci presenta l'autarchia, quando qualcosa no, sviluppa tutte le proprie prerogative, dall'altra parte, per la città, se lo traspongo a livello politico, questo sviluppo è possibile soltanto, no? Lo sviluppo, l'autarchia della città purtroppo è un mito filosofico, perché in realtà si associa sempre a un impero all'esterno, a uno sfruttamento all'esterno. E quindi qui noi dovremmo tenere presente, per concludere, no? Vorrei aggiungere una cosa a quello che diceva il professor Canfora, dell'attualità, l'Unione Europea, certamente come il Trattato di Corinto, dobbiamo tenere poi presente che gli interessi dell'Unione Europea vengono fatti da 60 anni, forse dagli Stati Uniti e dal loro impero, che ci evita le guerre, ci evita, e a volte ci trascina a espandere la democrazia, dove però ci sono interessi anche nostri. Tu però non puoi chiudere un discorso del genere con queste due bombe, che la ricchezza è Le soltanto... bombe. No, nel senso Bene, che aprono una serie di riflessioni che davvero a me farebbe molto piacere se potessimo poi in futuro continuare a fare. Non so se... E anche mi farebbe piacere se potessimo davvero, invito il professore, presentare insieme, o meglio, dibattere insieme sull'eredità di Annibale. Intanto l'occasione di oggi, per la quale ancora vi ringrazio, ringrazio Federico Leonardi, ringrazio il professore Luciano Canfora per essere stati con noi, è stata la presentazione dell'ultimo libro curato da Federico Leonardi, che è Gli scritti politici di Aristotele, Rubbettino, editore 2021. Non perdiamoci di vista, mi farebbe davvero piacere se questo fosse il primo di una serie di incontri da fare insieme, quindi davvero sarebbe bello se potessimo continuare a organizzare degli eventi insieme. Grazie ancora. bene, buon lavoro, auguri al nostro autore prolifico e Grazie. speriamo in bene. Grazie, grazie. I temi non mancano. Io ringrazio il professor Canfora per questa presentazione. Ringrazio ovviamente, anche se non l'ho fatto prima, l'editore Rubbettino che mi ha dato l'occasione, il direttore della collana Alessandro Campi che mi ha permesso la pubblicazione. Ecco. E quindi Grazie. speriamo a presto. Grazie Buona tante. giornata e grazie ancora. Buona giornata. Ciao.